Ciao a tutti, benvenuti a casa mia e al canale Iccio The Cook. Oggi prepareremo un primo piatto, un piatto veloce: carote, zucchine, fiori di zucca, curcuma e dei semi di finocchietto, chiaramente un po' di aglio, burro. Formato di pasta, sono delle pennette molto piccole, eccole qua. Procedimento molto semplice, andiamo a saltare le nostre verdurine, quindi prima cosa dell'olio, d'olio d'oliva, mi raccomando, buono, un pezzettino di burro. E andiamo a far sciogliere il tutto. L'acqua è già in bollitura. Prima cosa, facciamo partire le carote che sono un po' più dure. Andiamo a pelarle. Una carota credo che sia sufficiente. Facciamo delle semplici rondelle, come vedete. Attenzione sempre alle dita. Eccoci qua. Inseriamo lo spicchietto d'aglio. Lo schiacciamo e lo lasciamo intero così. Alziamo. A questo punto aggiungiamo un po' di semi di finocchio e andiamo a inserire le nostre carote. Pizzico di sale. Ora stacchiamo un po' i nostri fiori che andremo a usare alla fine. Dobbiamo fare appassire le nostre carote, e come si può fare? Basta aggiungere un po' d'acqua, adesso quando evaporerà l'acqua andremo a inserire le nostre zucchine. Nel frattempo apriamo i nostri fiori e ci togliamo il pistillo. A questo punto via con le nostre zucchine, un po' di pepe, la nostra curcuma, e adesso aspettiamo 2 secondi che arrivi una bella temperatura e andiamo a sfumare col nostro vino bianco. Oggi usiamo, come è consueto da me, usare vino bianco Nardello, Cantine Nardello di Monteforte. Questo è un Meridie, assaggiamo se è buono. Come sempre, grazie sempre a Federica e a Daniele. Ecco, adesso andiamo a togliere l'aglio, che il suo l'ha già dato. A questo punto spegniamo il sughetto, adesso lui andrà ad amalgamarsi tutto quanto. Aspettiamo che l'acqua bolle e poi andiamo a inserire la nostra pasta. 10 minuti circa e saremo pronti a passare in padella. A dopo. Siamo quasi pronti, assaggiamo la pasta, ma direi che la cottura c'è. Ancora un minutino, ma allora noi andiamo a spegnere qua. Facciamo una julienne di fiori che andremo a inserire appunto alla fine. Ecco, abbiamo raccolto tutto. L'umidità c'è. Andiamo a inserire i nostri fiorellini. Spegniamo il tutto e per finire una piccola grattatina
di pecorino romano per la mantecatura. Abbondate, eh? Buono. A chi non piacesse il pecorino, chiaramente può metterci il grana, il parmigiano reggiano. Giro d'olio al crudo, un goccino d'acqua e adesso creiamo la nostra crema. Un bel colore giallo della nostra curcuma. Piatto semplice, se volete anche estivo, con pochi ingredienti di ottima qualità, mi raccomando, dall'olio alla pasta, alle carote, alle zucchine. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like al canale Icio The Cook. Un saluto da Maurizio, alla prossima ricetta, ciao!